4. Allora, prima intervista è diversa rispetto a questa qua, per un birillo preso. Purtroppo sì, ho fatto la terza mancia, ho tolto 3 secondi dalla prima alla seconda e purtroppo per un birillo sono secondo, però alla prima gara, la prima esperienza, è stato bellissimo comunque partecipare. Voglio ringraziare mio padre per avermi trasmesso la passione e ha fatto sì che io oggi sia qui a correre. Antonio Marangi, Carmine Baffa e i miei fratelli che mi sopportano veramente. Ringrazio anche Domenico e l'avvocato, persone splendide che ho avuto modo di conoscere attraverso questa passione. Per il resto speriamo di fare bene alla prossima. Avvocato. E oggi è stata una bella gara e a onor del vero ho provato per la prima volta gli pneumatici monomarca e quindi sto cercando di capire come reagisce la macchina e come soprattutto reagisco io alla guida. Mi accontento del terzo posto, anche se mi sta un po' stretto, e che dire, faccio gli auguri di e in bocca al lupo all'amico Antonio che oggi ha fatto un buon secondo posto ed è ben augurale perché pure io l'anno scorso ho cominciato con dei secondi posti e poi ho vinto la classe e poi mi congratulo con l'amico Domenico Marchio che ha fatto un'ottima gara. Alla prossima. Bene, Domenico, allora ti andavo un po' parlando di misure un po' stretto, un secondo posto per 6 decimi. Certo, perdere una gara per 6 decimi un pochettino ti dispiace, ma va bene così. Come si suol dire, buona la prima, speriamo di fare questo campionato di slalom. Abbiamo iniziato questo campionato quest'anno tutto da scoprire con queste nuove gomme che ci hanno imposto. Mi complimento con Antonio che grazie. Ieri ci siamo conosciuti, che ha fatto una bellissima gara, perché io all'ultima manche, devo dire la verità, mi sono limitato visto che avevamo quasi scarsi 2 secondi di... Non pensavi che abbassava di 3 secondi lui? Invece quando siamo arrivati sopra lui dico cavolo 6 decimi e mi ero andato a fargli gli auguri, però adesso è uscita la classifica con il birillo che ha toccato, ma va bene così. Grazie. Complimenti ad Antonio. Grazie. 3 grandi amici. Grazie. Ciao. Alla prossima. Una combattuta RS 1104 che aveva decretato un vincitore, però non aveva fatto il conto con i birilli. I birilli fanno parte del gioco, quindi la classifica è cambiata. Terzo gli scacchi, piloti per passione su Fiat 500, vogliamo Vincenzo Barca. Ci siamo persi l'avvocato, vabbè, provvederemo a fargli avere la coppa. Al suo debutto del Cosenza Corse, però devo dire di famiglia di piloti, su Peugeot 106 Rally 1004, Antonio Scarpelli. Mattatore, come al solito, New Generation Racing su Peugeot 106 Rally, vogliamo Marchio Domenico. Ehi, collini, è una classifica molto corta, però sono molto affiatati. Grazie mille.